Ciao e benvenuto a un nostro nuovo video sul canale Segema. E oggi parliamo ancora una volta di fotocellule e come al solito, se il video ti piace iscriviti al canale e metti mi piace. Allora, molto spesso le persone non distinguono tra una fotocellula e l'altra, nel senso che le fotocellule funzionano a coppie, una di fronte all'altra, vengono vendute nella stragrande maggioranza a coppie, rarissimamente esistono le schede di ricambio singole, però le due fotocellule tra di loro sono diverse, una si chiama ricevitore e l'altra si chiama trasmettitore. È importante distinguerle perché ci aiuta comunque a riconoscere se il guasto deriva dalla fotocellula o meno. Allora, il modo più semplice per riconoscere il trasmettitore o il ricevitore è guardare il numero dei morsetti. Allora, di ricevitori ne esistono due tipi essenzialmente: i ricevitori che hanno 5 morsetti, queste sono due coppie di fotocellule di due marche diverse, questa è Proteco e questa è GBD, e normalmente, dicevo, nei ricevitori ci sono o 5 morsetti o ce ne sono 4. Allora, il ricevitore ha 4 morsetti perché 2 sono i morsetti dell'alimentazione e 2 sono i fili che vanno effettivamente alla centralina. Mentre nel ricevitore potete trovare la situazione o della fotocellula che ha solamente 2 morsetti, perché il ricevitore va solo alimentato, perché in realtà è colui che emette il raggio infrarosso e quindi va solo alimentato, oppure trovate la situazione di 3 morsetti, però non ne trovate mai più di 3, e quindi in questo modo riconoscete il ricevitore dal trasmettitore. Un altro modo per riconoscerlo è che l'elettronica del trasmettitore è molto più semplice, sostanzialmente ha meno componenti e soprattutto non ha il componente relè. Questo non c'è mai, questo barilotto che vedete nero, che può essere nero o grigio, insomma, nel trasmettitore non c'è mai. E questa è la differenza sostanzialmente tra il ricevitore e il trasmettitore. La domanda che i clienti mi pongono più spesso è se quando acquistano la coppia di fotocellule di ricambio devono cambiare entrambe le fotocellule. Allora, può succedere che anche sostituendo una o l'altra, cioè una singola fotocellula, l'impianto ricominci a funzionare, però si chiama trasmettitore e ricevitore proprio perché una fotocellula trasmette il raggio infrarosso e l'altra la riceve. Il costruttore ha progettato questo raggio infrarosso per essere ricevuto dalla sua fotocellula e per essere emesso sempre dalla fotocellula che ha progettato. Quindi in realtà, visto che l'operazione di sostituzione di una coppia di fotocellule è veramente molto agevole, conviene sprecare 5 minuti e avere un impianto funzionante, anche perché le fotocellule sono un dispositivo di sicurezza. Se le rendiamo poco sicure, è inutile che le installiamo. Ciao, al prossimo video.